Questo video, che si occupa di difesa e di pista, rappresenta la seconda parte di un programma completo di addestramento. La prima parte si intitola Addestramento del cane all'obbedienza. Il cane è dotato di olfatto eccezionale, specie se paragonato a quello dell'uomo. Basti pensare che le cellule olfattive di un uomo sono circa 15 milioni, quelle di un cane circa 225 milioni. Ci sono razze più o meno dotate dal punto di vista olfattivo. I Bloodhound sono sicuramente i campioni del settore, mentre i levrieri, selezionati per cacciare a vista, sono quelli meno portati a lavorare di fiuto. Ogni cane però è fisiologicamente in grado di seguire una traccia basandosi sull'olfatto e quindi può essere addestrato al lavoro di pista. Il discorso è molto diverso quando si parla degli esercizi di difesa. I cani da difesa, classificati come tali dalla Federazione Cinologica Internazionale, sono soltanto quattro: Boxer, Doberman, Rottweiler e Riesenschnauzer. Queste razze sono state selezionate per avere le doti fisiche e psichiche ideali per il lavoro di difesa. Oltre ad un fisico asciutto, agile e scattante, mostrano temperamento vivace, tempra dura, buona vigilanza, aggressività da media ad alta, combattività molto alta. Il cane da difesa, al contrario di ciò che molti credono, non deve essere troppo aggressivo. Se lo fosse, finirebbe per decidere in proprio quando e come mordere, senza attendere l'ordine del conduttore o l'attacco del figurante. Devono essere invece ben sviluppate la tempra, ossia la capacità di sopportare uno stimolo sgradevole e doloroso, e la combattività, che è la capacità di rispondere a questo stimolo negativo con una reazione di lotta. Questa dote può essere paragonata in qualche modo al concetto di coraggio. Un'altra caratteristica importante per un cane da difesa è la possessività, cioè l'impulso che spinge il cane a reagire aggressivamente se qualcuno cerca di sottrargli un osso, un giocattolo o qualsiasi altra cosa gli appartenga. La possessività, sebbene indirizzata dall'addestramento, si trasforma in una spinta alla difesa non solo degli oggetti di proprietà del cane, ma anche di quelli che gli vengono affidati dal padrone. Dicevamo all'inizio che le quattro razze da difesa sono state selezionate dall'uomo affinché possedessero tutte le qualità necessarie al loro lavoro. Questo non significa che altri cani non posseggano le stesse doti, in misura uguale o leggermente minore, e non possano essere usati a loro volta come cani da difesa. Tra le razze che hanno una buona attitudine naturale a questo compito, possiamo annoverare un gran numero di cani da pastore. Dal tedesco al belga, dallo scozzese al Bosseron. Il pastore tedesco, essendo in assoluto il cane più eclettico e il più facile da addestrare anche per il profano, resta sempre il più diffuso e il più usato anche per la difesa. Possono essere utilizzati per questo compito anche i molossoidi meno pesanti, come per esempio il Dog de Bordeaux, alcuni bovari, come quello delle Fiandre, e il Terrier nero russo, che in realtà coi Terrier ha pochissimo da spartire. È una razza molto recente, selezionata in Russia proprio come cane da difesa, ed è probabile che presto la FCI decida di cambiarne la classificazione. Altre razze possono essere addestrate alla difesa solo a un patto: che alle spalle ci siano una mano esperta e un'ottima conoscenza della psicologia canina. Cani come il Bobtail, l'Airedale Terrier, il Mastino Napoletano, il Pastore Maremmano Abruzzese e molti altri possono dare risultati che vanno dal buono al disastroso, a seconda del modo in cui viene affrontato il lavoro. Ricordiamo infine alcune razze che non devono assolutamente avvicinarsi al lavoro di difesa, che avrebbe effetti disastrosi sul loro carattere e potrebbe scioccarli o snaturare la loro indole. Parliamo soprattutto dei cani da soccorso, per esempio San Bernardo e Terranova, e dei cani nordici, Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samoyedo. Assolutamente inutile cimentarsi poi coi terrier di piccola taglia o con cani da compagnia che in alcuni casi avrebbero anche le doti psichiche adatte, ma che sono vistosamente carenti dal punto di vista fisico, soprattutto per un problema di dimensioni. Concluso il discorso sulle razze, apriamone uno decisamente più importante ricordando alcuni punti base. Punto primo: non addestrare un cane alla difesa se non si è già completato e con buoni risultati un programma base di obbedienza. Il cane deve già obbedire perfettamente e prontamente al richiamo e ai seguenti ordini. No,
seduto, terra, resta, lascia. È molto utile che conosca anche l'abbaio a comando e l'invio in avanti. In alcuni casi, specie con cani poco aggressivi e combattivi, si possono iniziare gli attacchi prima dell'obbedienza, ma questa è materia strettamente riservata ai super esperti. Se il vostro cane ha buone doti caratteriali, iniziate sempre con l'obbedienza.